Buonasera a tutti, mi sentite? Siamo al terzo appuntamento della rassegna Scienza Ultima Frontiera, organizzata dalla Biblioteca di Brunello, che dà a tutti voi benvenuto in questa bella serata di novembre. Ormai è una bella abitudine il venerdì sera uscire di casa e trovare delle cose interessanti, come sono stati i primi due incontri con Pietro Greco sull'origine della scienza, con Stefano Giovanni sull'origine di noi come Homo Sapiens. Da oggi i video delle conferenze sono visibili sul canale YouTube della Biblioteca Civica di Brugherio. Su YouTube digitate Biblioteca Civica di Brugherio e trovate le registrazioni di queste prime due serate. Noi stiamo registrando anche quella di stasera. Stasera affrontiamo un tema che per certi aspetti con la scienza non ha direttamente una attinenza, perché cambiamo sapere, cambiamo registro, parliamo di Bibbia. Ovviamente la Bibbia ha qualcosa da dire sull'inizio, perché la sua prima parola è proprio inizio, Bereshit. Però la questione dell'inizio per molti secoli è stata punto di riferimento, diciamo, anche per la scienza, nel senso che gli studiosi erano sostanzialmente d'accordo che la nostra Terra avesse poco meno di 6.000 anni e che l'umanità fosse nata nella mezzaluna fertile. Per cui questa narrazione è una narrazione sì appartenente a una tradizione religiosa, ma in realtà accettata da tutti. Salvo che a un certo punto la scienza inizia a capire che la Terra è molto più antica, comincia a capire che l'evoluzione di cui ci ha parlato Stefano Giovanni la volta scorsa richiede un tempo molto lungo, che le specie non sono nate distinte ma sono nate per speciazione da un unico progenitore, il famoso Luca, che l'universo addirittura ha 13,7 miliardi di anni. E a questo punto la narrazione della Bibbia si trova, diciamo, un po' in difficoltà, perché dice delle cose che la scienza contraddice. E allora si pone il problema, ma la Bibbia è contro la scienza? Torniamo a un nuovo caso Galileo? Per qualcuno sì. In tutte le tradizioni religiose esiste una tendenza fondamentalistica che dice: ha ragione la Bibbia, si sbaglia la scienza. Quello che c'è scritto è vero, è avvenuto esattamente così. Se voi andate negli Stati Uniti ci sono dei parchi creazionisti, vi vengono delle belle magliette con la cronologia della Terra di 6.000 anni, vi vengono gadget di questo tipo. E quindi la domanda si pone sempre più urgente: ma allora siamo alla Terra Santa, siamo alla contrapposizione? Per fortuna, come avviene per la scienza, anche la Bibbia da tempo ormai è stato oggetto più di una lettura letterale, ingenua, fondamentalistica. Ma a questi testi antichi si sono cominciati ad applicare quegli strumenti critici che l'umanità ha sviluppato appunto per studiare testi antichi e documenti letterari. E così facendo la Bibbia ha sprigionato dei significati un po' diversi. È quella che si chiama esegesi biblica, ermeneutica biblica. Salvo che, come per la scienza, cosa succede? Che gli studiosi, nei loro belli, invece che laboratori, studi, immagino il posto di lavoro di un linguista, una specie di biblioteca, scoprono delle bellissime cose, ragionano sulle virgole, sulle lettere, sui dettagli, fanno studi approfonditi, e però questi non escono dai loro studi. Per cui il sapere comune della gente rimane legato a una narrazione, a una specie di vulgata che è molto imprecisa. Voi chiedete in giro, oppure io sono quello che vi fa delle domande: cosa dice la Bibbia della creazione? Parla di 7 giorni o di un giorno solo? La donna è stata creata dopo l'uomo o insieme all'uomo? Se ci pensate, se qualcuno aprisse la Bibbia scopre che nelle prime due pagine la Bibbia pone due racconti di creazione, uno diverso dall'altro, e allora qual è quello vero? E perché due? E poi probabilmente se andiamo avanti a leggere ne troviamo altri. E allora perché tanti? Che senso ha? Capite che le domande si fanno interessanti, e per questo abbiamo bisogno di essere condotti nel viaggio da una persona che abbia gli strumenti, le capacità e
come dire, lunghi anni di studio per poterci svelare qualcosa di quello che la Bibbia, indagata con gli strumenti giusti, è in grado di dire. Abbiamo preparato, come sempre cerchiamo di fare in queste serate, una bibliografia, perché il nostro auspicio è che fuori di qui la vostra curiosità continui e per cui voi continuate a ricercare, quindi possiamo vederci in biblioteca dove abbiamo una serie di, così, di libri che possono in qualche modo aiutare la vostra sete di ricerca. In queste bibliografie, in queste serate, abbiamo sempre fatto una specie di dedica ideale, la prima volta ai pazzi, la seconda volta a un personaggio leggendario che è Calpurnia. Adesso per far condicio scelgo un uomo, nel senso che avendo una relatrice donna possiamo usare come mentore ideale di un uomo, che è un personaggio, è uno dei più famosi scienziati del Novecento, sicuramente lo conoscete tutti, si chiama, non Einstein, si chiama Georges Lemaître. E voi direte chi è? Esattamente, non lo sa nessuno. Era un fisico, ma era anche un sacerdote, ma non è che lo scelgo perché vedete, fede, scienza vanno d'accordo, no, per carità, lui era allergico a questo tipo di cose, tant'è vero che si era messo a studiare le equazioni di Einstein e aveva capito per primo che da quelle equazioni l'universo dovrebbe aver avuto un'origine da un atomo primordiale. Lo scrisse e Einstein si apprestò a dirgli che si era un po' fuso il cervello e era andato a correggere le sue equazioni per far sì che non portassero a questa astrusa conseguenza. Gli aveva detto: i tuoi calcoli sono giusti, ma la tua fisica fa schifo, tanto per dire. Ma aveva ragione Lemaître. Addirittura altri fisici gli avevano detto: ma cosa crede questo qui? Che l'universo è nato da un Big Bang? Ecco, adesso svelato il nome della teoria scientifica dell'origine dell'universo scoperta da questo fisico sacerdote belga sconosciuto a tutti. Ma non è finita qua. Dopo aver corretto Einstein, lui si è permesso di correggere un papa. Perché quando il Papa Pio XII sente la teoria del Big Bang, dice: ecco, vedi, la Genesi ha ragione, Dio disse sia la luce sia il Big Bang, e la luce fu. Lo pronuncia in un discorso e vuole rendere pubblica questa cosa. Il povero Lemaître si precipita a Roma, chiama tutte le persone che conosce, riesce a ottenere un'udienza dal Papa, che non era il Papa di oggi, per affabile con tutti, per parlare con Pio XII, ecco. Siamo nel 1252, sia come sia riesce a parlarci, non si sa cosa si sono detti, ma si sa che dopo quell'incontro il Papa non ha più detto questa cosa. Per cui prendiamo le lettere come esempio di onestà, di rigore intellettuale, di autonomia, di capacità di pensare con la propria testa e di andare contro il senso comune e di essere onesti fino in fondo. Detto questo, fatta la dedica, lascio la parola a Lidia Maggi, nostra ospite, che ovviamente ringraziamo. Penso che la conosciate, la pastora battista della chiesa di Varese e Luino, è teologa, è biblista, tiene diversi corsi biblici e ha scritto parecchi libri in cui potete anche vedere alcuni in vendita, li abbiamo anche noi in biblioteca. E questa sera è qua perché sulle sue spalle forti e grosse poniamo tutti questi nostri interrogativi. Ma cosa dice davvero la Bibbia sulla creazione? Ed è davvero in contrasto con la scienza? A te la risposta. Allora, grazie a tutte, grazie a tutti per questo invito. Che bello vedere una Brughere così movimentata, così attiva, così curiosa. Che bello vedere che le biblioteche organizzano eventi che fanno pensare, che aiutano a far riscoprire il piacere della lettura, perché la lettura aiuta a pensare, apre mondi, mette in relazione. Forse c'è una precisazione che vorrei fare come premessa di questo incontro. Io sono analfabeta nel mondo della scienza. E sento il disagio che probabilmente voi sentite nei confronti della narrazione biblica, lo sento per la scienza, le mie competenze sono minime.
non so se io sia la persona adatta per confrontarmi con la scienza, posso aiutarvi a farvi entrare nei racconti di creazione e poi lasciare a voi la risposta o le domande che questi racconti sorgono. Certo, nello stesso tempo io faccio parte di questa cultura, di questa realtà, per cui conosco la nostra storia e conosco le tensioni che hanno abitato il rapporto tra fede e scienza, e molti dei movimenti creazionisti sono all'interno di una delle tradizioni protestanti e non sono presenti soltanto negli Stati Uniti, ma sono anche presenti in Italia. Qualche volta si ha la sensazione che il rapporto tra fede e scienza sia il rapporto di una coppia fortemente in crisi, nel migliore dei modi separati in casa, nel peggiore della situazione una coppia molto litigiosa, dove l'uno prevalica sull'altra, anche con violenze domestiche, il caso Galilei è una di queste rappresentazioni. E il rischio però è quello di vivere nell'indifferenza l'uno dell'altra, o meglio, il rischio di questa coppia che abita la nostra realtà, che ha avuto un rapporto molto faticoso, dove all'inizio un membro della coppia, la religione, sembrava più forte dell'altra, sembrava dominare l'altro, il partner più debole, sottoporre il partner ai propri desideri, i propri piaceri. Poi questo partner ha fatto un po' di consulenza psicanalitica, ha fatto un po' di analisi, si è emancipato, ha reclamato i propri spazi, la propria libertà, e si è arrivati a una specie di concordismo, al tentativo di mettere pace tra la coppia, cercando di vedere che anche se si dicono cose differenti, in realtà si intende la stessa cosa. Ecco, tutte queste soluzioni che segnano questa relazione sono soluzioni molto faticose e molto pericolose. Sia la contrapposizione tra fede e scienza che il tentativo di trovare sempre un accordo sono soluzioni pericolose ed ideologiche, ed è proprio quello che noi proveremo a fare in questo percorso, e lo proveremo a fare a partire da noi. Ermanno, il nostro bibliotecario, ha citato il fatto che la conoscenza dei testi biblici rischia di essere una conoscenza relegata agli specialisti. Questo un tempo non era così. La Bibbia ha segnato la nostra cultura, ha segnato un alfabeto per dire la filosofia, l'arte, e poi qualcosa è accaduto e questo libro è diventato il libro assente, il libro dimenticato. Noi lo riprendiamo in mano oggi, ma lo riprendiamo in mano anche con una certa fatica, perché ci siamo fatti delle idee sulla Bibbia e le idee che ci siamo fatti non ci danno l'idea di un testo interessante, anzi ci danno un testo pericoloso, pensate alle donne. Il rapporto con la Bibbia è prima di tutto un rapporto conflittuale, perché pensiamo che la Bibbia abbia legittimato una subordinazione della donna all'uomo, un patriarcato, una valorizzazione della donna come tentatrice, come facile da lasciarsi sedurre dalla voce sibilante, ingannevole del serpente. Insomma, ci sentiamo a disagio nei confronti della Bibbia, un testo che non conosciamo ma che crediamo di conoscere. E tutto quello che pensiamo di conoscere è un bagaglio ingombrante di cui dobbiamo essere consapevoli quando apriamo il testo e proviamo a leggere. La nostra lettura non è una lettura neutra, è una lettura faticata. E a volte, nell'entrare in questo testo e scoprire quello che dice, dobbiamo fare fatica di vedere tutto
che leghiamo a questo testo biblico. E certo, i miti di creazione delle scritture, e notate che siamo al plurale, perché nella Bibbia sulla creazione, il nostro bibliotecario ve l'ha fatto già notare, ci sono due racconti differenti. E anche qui non ci troviamo di fronte a un trattato. Il genere letterario è importante. Abbiamo di fronte due racconti. Il racconto, quando voi affrontate un quadro, avete immediatamente un'immagine d'insieme e poi vi potete soffermare sul dettaglio. Non è così nella narrazione, non soltanto perché dovete decifrare ogni singola parola nell'arte di saper leggere, poi dovete mettere insieme le frasi, ma se in più ciò che leggete non è una ricetta, non è un trattato e avete un racconto, dovete cogliere il percorso, il processo narrativo nel proprio insieme. Allora, cosa significa parlare di due racconti? Prima di tutto significa che per raccontare gli inizi, la scrittura mette in tensione due sguardi differenti. Non usa, cioè, un approccio dogmatico, non ci consegna una definizione, mette in scena una, anzi due, narrazioni. E queste narrazioni tra loro differiscono. Il tentativo di armonizzare questi due racconti è perdente. È certo che noi, abituati a una mentalità dove la realtà o è nera o bianca, fatichiamo a stare in questo stile di narrazione che ci propone la scrittura, dove due poli in tensione non sciolgono totalmente lo sguardo. Piuttosto il lettore, la lettrice, viene spiazzato. Sei invitato a guardare il mondo da una prospettiva e poi subito dopo dall'altra prospettiva. E il fatto che io usi l'immagine geografica è lecito. È lecito non soltanto perché qui vengono messi in scena i primordi del mondo, ma anche perché due geografie diverse vengono consegnate al lettore. Nella prima narrazione siamo accompagnati a cogliere dall'alto uno sguardo d'insieme che tocca tutto l'universo. Il narratore ci pone come punto di vista la possibilità di guardare il tutto, quello che noi non possiamo guardare, prima di tutto perché siamo al mondo e il mondo è già iniziato prima di noi, e secondo perché non abbiamo questa capacità di guardare in maniera inclusiva l'intero universo. Il nostro sguardo è uno sguardo parziale, eppure il narratore ci fa questo gioco. Nel primo racconto ci porta a immaginare di vedere nascere la realtà tutta, anche se tu sei un puntino, in questo delirio narrativo ti è concesso di vedere succedere un mondo che è molto più vasto, più grande di te. Nella seconda narrazione invece entriamo in un giardino. In un giardino che ha un limite molto chiaro, delimitato da dei fiumi. Un giardino molto piccolo. Ed ecco, noi siamo lì. Allora, lo sguardo di una narrazione più cosmico, lo sguardo della seconda narrazione è più ristretto, più locale. Non c'è soltanto una differenza di collocamento, ma anche lo stile narrativo è molto diverso. Nella prima creazione abbiamo un canto, il linguaggio poetico, e voi sapete che la parola poetica non ha la pretesa di definire la realtà. La parola poetica allude, evoca. Un canto secondo la poesia ebraica, che si gioca non tanto sulle rime baciate,
ma si gioca sulle simmetrie, le antinomie, le ripetizioni, il ritmo. E parlo volutamente di canto perché è possibile quasi cantinellarlo. Il principio di Dio creò cieli e terra. E Dio disse sia luce, luce fu, e fu sera, fu mattina, primo giorno, e fu sera, fu mattina, secondo giorno. Non abbiamo tanto una descrizione di come è nato il mondo, piuttosto un cantico che evoca il mondo. E noi dobbiamo tenere presente questo, perché nell'indagine, quando analizziamo questo testo, il fatto di trovarci di fronte a un testo poetico, ci dice che a volte dobbiamo fare i conti con immagini che sono metafore. Voglio dire, se voi trovate un antichissimo manoscritto e lo aprite e leggete se la luce degli occhi, e mi manca respiro quando ti vedo. E provate a pensare che quel testo descriva una realtà. Con il testo, domande sbagliate. Il testo probabilmente è un'antica lettera d'amore. E lei non è tanto la fonte della luce che irradia energia per la vita, per questo. Qui l'autore non sta descrivendo un mondo. O meglio, sta descrivendo un mondo dal mondo interiore, è il mondo degli affetti. Allora, questo cortocircuito che sembra banale, che noi riconosciamo, nessuno di noi si sogna di interpretare in maniera scientifica una canzone di un cantatore. Questo criterio non lo applichiamo nelle scritture. Abbiamo di fronte un cantico, ma interpretiamo questo cantico in maniera dogmatica, alla ricerca degli stadi attraverso cui è nato il mondo. E se abbiamo una passione per cercare di tenere assieme cose che non stanno insieme, in tentativi di sintesi tutti nostri, cercheremo anche di identificare nei diversi giorni il ritmo della poesia, primo giorno, secondo giorno, terzo giorno, le diverse ere, i diversi stadi evolutivi. Io non entro nel merito di tutte le teorie che hanno cercato di far concordare questo racconto con quanto abbiamo sentito la volta scorsa sulla nascita umana. Nasce un problema che non è soltanto legato al genere letterario, ma al fatto che questi racconti, che sono agli inizi nella scrittura, per cui sono importanti, non soltanto perché raccontano, evocano gli inizi, ma anche perché sono agli inizi di un testo antico, un testo complesso, plurale, formato da tanti libri, ma questi racconti di creazione hanno un po' la pretesa di offrire al lettore, alla lettrice, le chiavi di lettura per entrare in questo testo. Per cui l'indagine su questi testi non è soltanto legata a cercare di comprendere che tipo di antropologia viene messa in gioco, ma l'indagine su questi testi serve anche per capire che tipo di lettura, che tipo di sguardo accendere su tutta la scrittura. I testi antichi non sono come i nostri, noi abbiamo nei nostri libri un titolo, un sottotitolo, la Bibbia, nuovissima versione dei testi originali, abbiamo in genere un autore, una porta di copertina che ci fa una sintesi anche di quello che l'autore dice. I testi antichi, che ci sono stati consegnati nella forma che abbiamo grazie al lavoro scientifico dei filologi, dei ricercatori, e già qui si vede come l'alleanza della sapienza umana porta al risultato che abbiamo. I testi antichi non sono così. Nel caso della Bibbia, io non so se voi avete mai visto un manoscritto antico della Bibbia, qui è riportato un frammento di un testo ebraico, ma è già riportato in una forma mediata dal lavoro della stampa.
Avete la versione ebraica, avete la possibilità di cogliere i caratteri ebraici della prima pagina della scrittura, Bereshit, Bara, Elohim. Non è così il manoscritto antico. Il papiro, la pergamena erano cose molto preziose. Non si poteva sprecare nemmeno uno spazio. E allora voi avete una grafia fittissima, oltretutto nell'ebraico non c'è la vocalizzazione, fittissima. Entrate in questa pagina fittissima e vi perdete. E voi pensate che il lettore, la lettrice antico non avevano degli strumenti per entrare in questi testi e discernere? Li avevano. Sapevano per esempio che l'incipit di un libro era spesso l'indice, quello che ti offriva il contenuto di quanto si va a trattare. Sapevano che gli inizi erano quel momento dove il narratore ti prende per mano, prende te lettore, te lettrice per mano e ti porta nel testo. Tu lasci il tuo mondo ed entri in questo mondo del testo e rimani disorientato, ma all'inizio c'è questa mano ferma della voce narrante che ti tiene per mano e ti fa entrare. Noi abbiamo perso questa sapienza. Leggiamo questi racconti, li leggiamo senza nemmeno questa attenzione a pensare che sono un portale d'ingresso di un mondo. E mentre pensiamo che descrivano e ci diano la soluzione religiosa di come nasce il mondo, vogliono portare chi legge in un altro mondo, che è il mondo del racconto. Un po' come accade quando voi andate in un cinema, si spengono le luci e viene proiettato un film. E voi siete lì, ma in realtà siete nel film. Se la narrazione, se il film è buono, voi piangerete, voi riderete. Voi adesso siete lì, ma si spengono le luci e se siete in un film ambientato nell'Ottocento, entrate in un'altra dimensione narrativa. La stessa sapienza accade per qualsiasi capolavoro della letteratura e accade anche per la Bibbia. Ma noi spesso poniamo le domande sbagliate. Andiamo alla Bibbia chiedendo qualcosa. Come è nato il mondo? E invece questi due racconti non mettono a tema questo, come è nato il mondo. Un po' perché sono stati scritti nella forma che ci viene consegnata, certo, attingendo materiale antico, ma diciamo così, questi racconti sono stati composti da mattoni antichi che poi sono stati assemblati in una costruzione per fare un bellissimo palazzo in epoca abbastanza tarda. Sono agli inizi della Bibbia, ma in realtà sono stati scritti abbastanza tardi. Siamo a Babilonia, Israele, Sirio. La parabola di questo popolo è finita, è finita. Israele ha perso la terra, ha perso il tempio dove celebrare la propria vita religiosa, scopre che in esilio gli rimane una capacità, quella di saper raccontare storie, di ricordare storie. Storie che gli permettono di ricostruire una patria, questa volta non è una terra, è una terra spirituale, una patria portatile, la scrittura, che nasce nella forma che noi abbiamo a Babilonia e che necessariamente riporta la memoria del momento storico in cui questa parola è stata redatta nella forma che noi abbiamo. Un popolo si trova in esilio, affrontando il proprio fallimento, in una dimensione di schiavitù, circondato da racconti anche gloriosi, che appartengono a culture più prestigiose, Israele risponde raccontando. Un popolo si trova schiavo e prova a narrare il mondo come nasce, immaginando l'umanità creata a immagine e somiglianza di Dio.
babilonesi, e serve anche racconti antichi degli inizi che narrano l'umanità, racconti cananaici, racconti babilonesi, che narrano di un'umanità nata per fare il lavoro sporco degli dèi, per raccogliere il vomito degli dèi quando gli dèi fanno i festini, ed ecco che reagisce immaginando invece di essere stati creati all'apice della creazione. E allora vedete, questi non sono tanto racconti che provano a rispondere alla domanda come è nato il mondo, ma provano a rispondere ad altre domande. E qui entriamo nel merito di un altro ingrediente che ci occorre per poter parlare di questi racconti antichi. Abbiamo una narrazione, abbiamo un linguaggio poetico, abbiamo dei miti. Noi non sappiamo più maneggiare i miti. Ci siamo dovuti liberare dei miti quando questi sono diventati troppo ingombranti. Ma viviamo una realtà dove il linguaggio mitico non sappiamo più interpretarlo. Il linguaggio mitico non è più in grado di parlarci. Poniamo al mito le domande sbagliate. E invece il mito ha una sua funzione importante. Il mito biblico in particolar modo ha la funzione di rispondere non alle domande che mi precedono, da dove vengo, piuttosto alle domande che ho davanti a me. Alle domande che oggi mi abitano. Il mito antico cerca di rispondere alle domande che io ho davanti. Perché le relazioni affettive sono così faticose? Perché non basta nascere fratelli di riuscire a vivere in armonia? Voglio dire che perché esiste questa forza attrattiva tra l'uomo e la donna, in questo caso nel mito viene messo in scena un amore eterosessuale, tra l'altro diverso da me, ma è poi anche difficile gestire. Perché le parole da capogiro che diciamo nell'innamoramento precipitano nella rivendicazione la donna che tu mi hai messa accanto dopo un po'. Perché anche la storia d'amore più alta precipita. Che cosa tiene insieme una storia? Voglio dire, il mito mette in scena domande che sono estremamente attuali. E noi con la nostra mentalità scientifica diremmo, attenzione, quando dobbiamo confrontarci sul tema, non possiamo googlare, surfare, andiamo a fondo, usiamo un'immagine geografica. La scrittura ha un'altra procedura, il mito ha un'altra procedura. Se vuoi capire chi sei oggi, devi andare alle origini. E questo andare alle origini non significa che io ero lì presente e osservavo il mondo mentre si creava, ma significa andare a fondo, non affrontare in maniera superficiale una situazione. E dunque, per andare a fondo, io ti racconto una storia. Una storia dove ci sia un conflitto di punti di vista, perché ti faccio fare un percorso per arrivare a capire, per arrivare a farti intuire una verità, che è una verità narrativa, che non è una riflessione, che è una verità che spesso non scioglie le tue tensioni. Allora è questo che noi dobbiamo fare quando entriamo in questi racconti, smetterla di porre delle domande che non sono delle teste. Come è nato il mondo? La Bibbia non ha intenzione di spiegarti come è nato il mondo, ma ha intenzione di chiederti, di rispondere ad alcune domande molto più serie per lo schiavo in Babilonia. Perché esisto? Perché sono qui, schiavo?
tentazione a essere schiavo. E allora voi capite perché il primo racconto mette in scena una creazione che si sviluppa con un ritmo che pone all'apice della creazione nel sesto giorno la creatura umana, creata maschio e femmina, a immagine e somiglianza di Dio. E noi potremmo anche discutere cosa voglio dire immagine e somiglianza di Dio, ma chiaramente il linguaggio è poetico. Vuole comunque dire una creatura regale. E pensate con quale ironia questo popolo schiavo riesce a dire: la creatura umana è stata creata in maniera regale, all'apice di questa realtà preparata per lui. C'è, in questa visione molto antropocentrica del primo racconto, un po' bilanciata poi dallo Shabbat, dal settimo giorno, Dio si... c'è la creatura umana. È un mito, è un racconto poetico, è un racconto che ha tutte queste preoccupazioni. Rassicurare che la nostra vocazione non è essere schiavi. Rassicurare che non esiste un fato per cui tu ti trovi in esilio perché hai sbagliato il progetto sulla tua vita. Perché viene preservata la memoria di una narrazione dove tu, quando sei nato, sei stato abbracciato. Qualcuno su di te ha detto: sei bello, non sei stato sbattuto sulla lunga terra. Questa creatura ha conosciuto lo sguardo che dà sicurezza nella vita di una mamma che contempla la propria creatura e che dice: bellissimo. Questo imprinting positivo che accompagna la vita di ogni bambino, che dovrebbe accompagnare la vita di ogni bambino abbracciato, il racconto di creazione lo mette in scena attraverso l'immagine di un Dio che crea. Non è un Dio assente, non è un Dio impotente. Il personaggio narrativo che entra in scena, dobbiamo parlare, ma non viene descritto. E anche qui, il racconto mette in scena un personaggio narrativo che è Dio. Non ci sta dando una definizione su Dio. Noi vediamo questo personaggio Dio agire e crea, con una parola potente, una parola autorevole. La parola non è chiacchiera. Sia luce e luce fu. Il personaggio narrativo Dio è un Dio che nel primo racconto è come un direttore di orchestra che con la voce tira fuori il mondo. E per essere più corretti, tira fuori il mondo in una situazione di crisi. L'avete mai notato? Il primo racconto di creazione si apre con una situazione di crisi, di disordine, di caos, potremmo dire, ma non coglie bene il senso il caos, perché poi diamo subito accezioni troppo scientifiche. Dovete cogliere la crisi come crisi a livello esistenziale. Se voi perdete la narrazione, in principio Dio creò cielo e terra. Il mondo era vuoto, deserto, le tenebre coprivano gli abissi, un vento impetuoso soffiava sulle acque e Dio disse: luce, e luce fu. Guardate che gli elementi esterni descrivono quello che è una crisi interiore. Quando noi siamo in crisi, diciamo: non ci vedo chiaro, mi sembra di precipitare nel vuoto. Tutti questi elementi esistenziali sono attribuiti al momento in cui Dio agisce su una scena negativa per creare una per trasformarla in una situazione positiva. La Genesi si concluderà con le parole di Giuseppe ai fratelli, dopo la bellissima saga, che vanno nella stessa direzione. Di nuovo abbiamo un finale di un libro. Negli inizi e nella fine dobbiamo essere molto attenti. Giuseppe, quando i fratelli, perché è morto Giacobbe, il padre, hanno paura che lui si vendichi contro di loro e che tutto quel processo
Giuseppe di ricordarsi in memoria del padre di perdonarli, Giuseppe dice: chi sono io? Sono Dio. Voi avete tramato il male contro di me, ma Dio l'ho trasformato in bene per salvare un popolo. Ecco, la stessa cosa che troviamo lì narrata in maniera minimalista, piccola, la stessa situazione esistenziale viene raccontata lì. Il male può essere trasformato in bene. Il linguaggio, chiaramente, il linguaggio della confessione di fede, della fiducia, una fiducia che fa cantare anche in terra di Sirio, che Dio è in grado di trasformare queste forze negative in qualcosa di positivo. E certo, mentre fa questo, noi con la nostra mentalità moderna notiamo alcune cose, che un mito antico, per quanto scritto a Babilonia, in terra di Sirio, un mito antico è anche in grado però di deletizzare la realtà. C'è questo gioco, ovvero il sole è una creatura, la luna è una creatura, c'è un rapporto deletizzato con il mondo, gli elementi del mondo sono elementi, certo sotto la regia coreografica di questo grande direttore d'orchestra, ma è interessante questo passaggio dal punto di vista evolutivo, dove improvvisamente questo uomo antico che osserva il mondo, osserva la natura, non percepisce più la natura come una forza oscura, anzi prova a decodificare questa natura dandogli un ordine che attribuisce a Dio. Il linguaggio è poetico, è mitico, ma è anche sapienziale. La sapienza di osservare il mondo, la sapienza poi universale, ed ecco perché ci troviamo con un linguaggio universale in questa prima creazione. E questo è molto interessante. Abbiamo un popolo in esilio che non narra la creazione mettendo se stesso al centro, ma mettendo al centro l'umanità. Non è in grado di andare oltre. Non è in grado, noi adesso diremo, è una creazione troppo antropocentrica, perché abbiamo visto i danni che abbiamo fatto quando ci siamo sentiti al centro del mondo come uomini abitanti della terra. Però riconosciamo nello stesso tempo, chiaramente questa è una preoccupazione moderna, quella di dire troppo antropocentrica, dove ormai nasce una sensibilità ecologica che allora non c'era, perché il dominio umano non era così forte nei confronti della natura e la natura era ancora piena di forze ingovernabili che facevano paura. Ecco, questo mito ci racconta di un ritmo che riconosciamo anche nel ritmo delle stagioni. Ed ecco perché il primo giorno viene narrata la luce, ma i luminari compaiono nel terzo giorno. Perché i luminari serviranno, sole, luna, stelle, per contare il tempo in questo immaginario. E poi alla fine, nel momento ultimo, quando tutto è pronto, quando la casa è arredata, si possono fare entrare gli sposi, il principe e la principessa, il re e la regina, questa umanità plurale, a immagine di Dio regale, maschio e femmina, Dio li creò. Il racconto si conclude con un invito lasciato alla creatura umana a nutrirsi di ogni frutto, a crescere, abitare, visitare il regno, perché la vocazione raccontata è di una creatura umana regale. Governa e dominate sui pesci del mare, siete fecondi. Vi do tutte le piante con il proprio seme, tutti gli alberi con il proprio seme. Vi do, la raccontano gli schiavi che non hanno più niente. Così avrete il vostro cibo. Vi do le piante con i semi, così avrete il vostro cibo. Certo che subentra nel racconto poetico la sapienza dell'agricoltura, la capacità di saper trasformare un seme in una pianta.
Abbiamo un racconto che nasce da un popolo che ha attraversato diverse epoche, dal nomadismo, la pastorizia, l'agricoltura. E subito dopo, infatti, un altro mito antico mettere in scena un conflitto tra pastorizia e agricoltura legato a due fratelli, due sguardi diversi sul mondo, Abele il pastore, Caino l'agricoltore. Così Dio completò il cielo e la terra, ciò che vi si trova, tutto era in ordine, siamo partiti dal disordine, il disordine percepito come male, come ingovernabile. Il tentativo della scienza è anche questo, di mettere ordine, o almeno se non di mettere in ordine, di capire come funziona. Su questo c'è un certo concordismo. La sensazione che è ingovernabile il disordine, perché qui il disordine è rappresentato attraverso cose, elementi che dicono il male. Le acque, nella tradizione biblica le acque sono spesso associate al male, all'affogare nelle acque. Il separare le acque dalla terra, differenziando, questa è una creazione che avviene attraverso la separazione. Come se nel separare si mette ordine, perché si dà a ogni elemento la possibilità di essere. Così Dio completò il cielo e la terra e ciò che vi si trova, tutto era in ordine. Il settimo giorno, terminata la sua opera, Dio si riposò. Nel ritmo della creazione viene creato anche il ritmo del riposo lavorativo, che lo dicano degli schiavi, che sono partiti nella loro avventura identitaria dall'Esodo. Vi ricordate? Erano la narrazione, l'evento fondatore, un gruppo di schiavi che lavorava a ciclo continuo nella fabbrica di mattoni del faraone, viene afferrato da un dio che lo tira fuori da questa terra di schiavitù, di nuovo facendolo passare per le acque, strappandolo alle acque per portarlo prima nel deserto, dove imparerà una lingua nuova, una lingua di libertà, le 10 parole, dove imparerà, sarà svezzato da questo Dio che dal cielo farà piovere questa roba che farà dire che cos'è, ma non la manna, per poi piano piano crescere fino ad entrare nella terra. Siamo partiti da lì, da un gruppo di schiavi, e a Babilonia ritroviamo un gruppo di schiavi che probabilmente lavora a ciclo continuo nella fabbrica di un altro datore di lavoro. Ecco perché qui c'è anche il riposo. Dio si riposò il settimo giorno, ed ecco perché lo Shabbat diventa poi così forte nell'identità religiosa di questo popolo. Il riposo appartiene alla creatura libera, che lavora con un ritmo che differenzia il tempo ordinario dal tempo straordinario. Questo ritmo che questo popolo ricerca e forse non ha nella sua vita, lo riversa nei racconti primordiali, ma all'inizio era così. Adesso noi sperimentiamo un lavoro alienante, ma all'inizio il lavoro era un lavoro non alienante. Adesso siamo la manovalanza sfruttata del nostro oppressore e non c'è pausa in questo lavoro, ma allora non era così. E anche le donne possono dirlo. Adesso noi viviamo l'esperienza del patriarcato, dove il mio desiderio si volge verso di lui e lui mi domina. La più bella descrizione lapidaria del patriarcato la troviamo nella Bibbia. Quando Dio commenta quello che è accaduto a questa coppia, quando si è lasciata, nel secondo racconto di creazione, quando si è lasciata sviare da una parola strisciante, quella del serpente, e tutto è precipitato nel sospetto. E il sospetto ha rovinato la relazione non solo con Dio, ma anche nella coppia stessa, fino ad arrivare a questo paradosso, che due, nati per essere carne della propria carne, vivere in tensione l'uno accanto all'altro, si ritrovano a sentire attrazione, ma uno domina sull'altro.
conseguenza di una manipolazione dello sguardo, ma all'inizio non era così. È come se nel momento della crisi questi racconti primordiali servissero per ridirsi le cose essenziali per lo stare al mondo, ma vedete che rispondono a delle domande che hanno davvero poco di scientifico. Sono domande esistenziali. E certo poi notiamo la grandezza di queste narrazioni, che non sono soltanto capolavori letterari, ma sono grandi anche perché mi impressiona il fatto che un popolo con un'identità così forte, in un momento in cui l'identità si fa più forte quando affronti l'altro che ti domina, riesce a elaborare una narrazione degli inizi universale. I primi 11 capitoli della Genesi sono totalmente uno sguardo universale. Israele non sarà così interessato a investigare la natura come forse la tradizione egiziana, perché Israele sperimenterà l'incontro con Dio nella storia. Racconterà di un Dio che entra nella storia di Israele con un progetto sulla storia, quasi dire che c'è una contingenza, un'imprevedibilità, e in questa contingenza c'è un incontro imprevedibile che è Dio che entra nella storia. Siete stanchi? Siete stanche? Secondo racconto di creazione. Siamo in un giardino molto minuto. Noi di solito facciamo la sintesi tra questi due racconti di creazione. Non temiamo la separazione che impedisce la creazione di essere, Dio che separa. No, facciamo una specie di minestrone, perché in realtà non leggiamo questi racconti, li sappiamo approssimativamente. In questo racconto di creazione, l'inizio nasce con la creatura umana. Se nel primo racconto di creazione all'apice della creazione c'è la creatura umana, qui in questo racconto di creazione più minimalista, più piccolo, siamo in un territorio più ristretto, la creatura umana entra all'inizio. Chi ha ragione? L'essere umano è nato all'inizio, nella catena evolutiva del creato, o è nato alla fine? Ha ragione il primo racconto, ma le domande che trovano dei concordismi nel primo racconto sono sbagliate, perché questa non è la preoccupazione del narratore. All'inizio, in questa creazione in tensione, abbiamo: quando Dio il Signore fece il cielo e la terra, sulla terra non c'era ancora nemmeno un cespuglio e nei campi non germogliava l'erba. E Dio, il Signore, non aveva ancora mandato la pioggia e non c'era l'uomo che lavorasse la terra. Una bella preoccupazione qua. La terra è incolta, non c'è niente e mi mancano gli operai. Vedete come il tono è totalmente diverso. È quasi utilitarista questa creazione nei confronti di Dio, che ha bisogno degli operai, siccome non sa dove prenderli, si ricrea. Perché Israele ha messo a fianco a un racconto così poetico e solenne, un racconto più piccolo, che si avvicina molto di più ai racconti di creazione dell'origine che abbiamo già ascoltato nell'antico Vicino Oriente? Vi era soltanto vapore che saliva dal suolo e ne inumidiva tutta la superficie. L'acqua è sempre presente in queste immagini. Allora Dio il Signore prese dal suolo un po' di terra con la quale plasmò l'uomo. Anche il personaggio Dio qui è diverso rispetto a questo direttore di orchestra. Qui abbiamo di fronte un artigiano. E il lavoro di creazione è un lavoro che si serve quasi della tecnica. Forma qualcosa, costruisce qualcosa, non crea attraverso la forza della parola, ma attraverso i gesti. E allora noi come siamo stati creati? Attraverso
attraverso i gesti o attraverso le parole. Allora Dio, il Signore, prese dal suolo un po' di terra, con quella plasmò l'uomo, gli soffiò nelle narici un alito vitale e l'uomo, anzi creatura umana, creatura impastata di terra, perché non si usa nella Bibbia il termine uomo ancora, non è maschio, isce, ma è Adamo, per cui è la creatura di terra, da Adamante, da rossa, e qui dobbiamo dircelo perché nelle nostre traduzioni poi ci sono gli immaginari, è nato prima l'uomo, la donna subordinata. Questa creatura impastata di terra, di cui non conosciamo il sesso nel racconto, riceve il soffio nelle narici dell'alito vitale di Dio e diviene una creatura vivente. Poi Dio piantò un giardino ad oriente, vedete che bel contadino qui abbiamo, nella regione di Eden, e vi disse l'uomo gli aveva plasmato. Dio che si prende cura, che pianta per la creatura umana, che ha plasmato con le sue mani, ha soffiato nelle sue radici parte del suo alito vitale. Allora, certo che ci sono delle grandissime differenze tra questi racconti, ma anche delle somiglianze, degli echi. In altro modo, si dice comunque che la creatura umana è stata creata dalle mani di Dio, impastata di terra e di cielo, che si vuole dire questo con queste immagini della terra e del soffio vitale, racconta la nostra esperienza esistenziale, non racconta tanto una descrizione anatomica della creatura umana, ma una descrizione esistenziale, perché noi sentiamo questo desiderio di andare oltre, di sconfinare, e nello stesso tempo il legame forte con la terra. Non che manchi una riflessione più anatomica nello stesso periodo, ma la scelta è quella di non utilizzare un linguaggio fisiologico che descriva come funziona il corpo umano. Esiste una consapevolezza di come anatomica già a quei tempi. E io vi leggo un testo che è più o meno dello stesso periodo. Leggo da Sapienza 7 e qui si immagina che il personaggio narrativo, Salomone, il sapiente per eccellenza nell'immaginario, dica: anch'io sono un uomo mortale come tutti e discendente del primo essere plasmato di terra. Nel seno di una madre di carne fui scolpito, solidificato in 10 mesi nel sangue, dal seme maschile e dal piacere compagno di un sonno. Appena nato, anch'io ho respirato l'aria comune e sono caduto su una terra che ha le medesime condizioni, essendo come per tutti il vagito la mia prima voce. Fui allevato in fasce nelle preoccupazioni, nessun re ebbe diverso principio di nascita, uguale l'ingresso di tutti nella vita e uguale la dipartita. Qui, per mettere sullo stesso piano l'umanità, non si fa riferimento alla soglia di uscita, la morte, ma la nascita. Nasciamo vulnerabili? Conosciamo vulnerabili, ma vedete che nel narrare la vulnerabilità elementi di competenze scientifiche entrano? I 10 mesi di gestazione, nascere dal piacere di una notte, molto ben descritto, il primo respiro alla nascita, il vagito come prima voce, pur descrivendo una composizione poetica finalizzata a dire gli esseri umani sono tutti uguali, persino i re nascono vulnerabili e in bisogno di essere protetti, e entrano elementi di conoscenza. Allora, probabilmente anche in questi due racconti di creazione, dove viene messa in scena la prima coppia primordiale, il secondo racconto di creazione, poi ci permetterà anche di capire, costruirà una narrazione su questa coppia primordiale, ci racconterà con un linguaggio mitico che interpretiamo in maniera come fatto storico, con una contraddizione però. Nel mito il serpente parla. Eppure questi segnali del testo che ci dicono: ragazzi, siamo di fronte a un mito, non
Non si può interpretare questo fatto come se fosse un accadimento storico, perché non è mai accaduto, o meglio, accade tutte le volte che noi entriamo in sintonia con le domande che questo mito ci pone e a cui prova a dare risposta. E qui si consuma il tentativo di spiegare la verità biblica o la verità narrativa. Noi abbiamo un'immagine della verità che dobbiamo rivisitare alla luce del racconto biblico, alla luce di un racconto letterario. Noi pensiamo che sia vero solo un fatto che è davvero accaduto, di cui possiamo fornirne una documentazione. E invece qui si mette in gioco un'altra verità, che non è meno vera, ma appartiene a un ambito differente. È una verità che diventa vera nel momento in cui io riscopro, attraverso questa narrazione, che la mia vocazione non è quella di lavorare a ciclo continuo, che la terra non è una grande fabbrica del potente dove a ciclo continuo devo lavorare, anzi oggi la creazione non è il luogo dove non c'è lavoro, per cui non c'è possibilità di vivere in maniera ordinata, distinguendo il tempo liturgico dal tempo ordinario da straordinario. Perché io sono stata creata per governare la terra, per custodire la terra. Capite come lavora la verità esistenziale? Lavora su un piano che non è scientifico, su un piano diverso, ma non per questo meno vero. E a volte le finzioni, questa è una fiction, diciamocelo, è una fiction. Noi entriamo e siamo portati nella fiction del racconto. E probabilmente non è mai esistito un Adamo ed Eva, una coppia primordiale. Non possiamo dimostrare che sia mai esistito. Ma esiste tutte le volte che noi ascoltiamo quella storia e ci sentiamo un po' Adamo, un po' Eva. E sentiamo lo stupore della regalità della nostra vocazione. Oppure sentiamo il fallimento della nostra esperienza di vita. Quando il sospetto, la voce sibilante del serpente trasforma il giardino in un deserto, e i mille alberi del giardino che io posso avere non li vedo più, uno solo è quello che voglio e non voglio avere, la pubblicità, che è già lì presente. Mi è stato consegnato un giardino e improvvisamente scompare perché io non so più vederlo e voglio solo quello che non posso avere. Voglio dire che quando racconto il mito, mette in scena alcuni ingredienti che sembrano arcaici e noi li scopriamo molto attuali, il racconto esiste e ci dice una verità. Conosciamo la verità di chi vorrebbe controllare il bene e il male. È il mio difetto. Io vorrei avere tutto sotto controllo. Vorrei poter controllare il cibo che si mangia in casa, dove vanno i miei figli. Vorrei controllare il mio futuro. E invece ci sono delle cose che sfuggono al nostro controllo e che non possiamo controllare. Il mito mette in scena questo, attraverso il desiderio del frutto che supera il mio limite. Il desiderio di voler superare questa sensazione di essere finite, di non avere controllo sulle cose più importanti della nostra vita, la nascita e la morte, per esempio. Le malattie. Il mito mette in scena uno spazio di libertà ma legato a un confine, dove le cose accadono, alcune sono sotto il mio controllo, altre no. Sarà sotto il mio controllo non guardare con occhio invidioso mio fratello e tenere a bada l'ira, che come una bestia, la storia di Caino, quando Dio disse a Caino perché il tuo sguardo è oscuro, attento Caino, peccato ti spia come una bestia dentro la tua porta, ma tu dominalo. Altre cose non le potrò controllare. Ecco, il mito
scientifico. Un inno, una poesia d'amore, una poesia esistenziale interpretata in maniera scientifica può pure avere delle assonanze e potremo pure trovare dei piccoli concordismi. Il problema è che sbagliamo le domande da porre al testo e il testo rischia così di diventare muto. Un testo che in genere poi selezioniamo come un corpo morto. Facciamo l'autopsia a questo corpo, lo scomponiamo, ne vediamo i diversi elementi. Per essere vivo questo corpo e tornare a parlare, bisogna riprenderlo nella propria interezza e ascoltarne la voce, anche se non ci parla degli inizi del mondo così come vorremmo trovarli dal punto di vista scientifico. Grazie. Grazie, ringraziamo gli amici per questo viaggio proprio dentro il testo, siamo proprio entrati dentro e abbiamo vissuto e sentito e compreso in una maniera che forse non eravamo abituati. Credo vi siano sorte diverse domande e abbiamo la possibilità di farle e quindi approfittiamone, segnalate la vostra intenzione di fare una domanda e aspettate il microfono perché anche stasera stiamo registrando la serata. Prego. Senza microfono. No, ci vuole il microfono perché no, la registrazione non si sente più. No, io volevo porre due quesiti veloci. Il primo, lei ha espresso chiaramente in modo molto bello che appunto la Genesi è una fiction, un racconto, quindi ho un po' letto come letteratura. Perché secondo lei questa stessa interpretazione non viene data invece del Nuovo Testamento, cioè del racconto dei Vangeli, quando per esempio nel Vangelo di Giovanni il fatto che sia un racconto letterale evidente per i segni che rimandano chiaramente a Mosè, i sette segni e camminare sulle acque eccetera, quindi perché invece viene data per scontata l'esistenza storica di Gesù, non come che era bravo dalla Deva e gli altri miti. Poi ovviamente invece l'altra domanda è come mai secondo lei in una delle Genesi che ci ha in modo molto bello raccontato in una delle due Dio viene espresso con Elohim, cioè un termine plurale, perché plurale quando questi poi testi hanno creato grandi religioni di monoteiste, quindi un Dio unico che ha creato il tutto. Grazie. Grazie a lei. Ne raccogliamo un paio o due e poi rispondiamo. Prego. Buonasera. Volevo dire, all'inizio lei ha detto che Dio non si presenta come creatore del mondo, però nella Bibbia noi non leggiamo altro, Dio fece questo, Dio fece quell'altro, sia la luce tu, eccetera, eccetera. Allora tutto, questa è la questione che mette in discussione la parte scientifica dell'origine del mondo e quella del mito di Dio, diciamo, chiamiamolo mito. Grazie. Grazie a lei. C'è una terza domanda e poi andiamo con le prime risposte. Buonasera. Io vorrei una sua considerazione sul fatto che le società, man mano che si va avanti nel corso della storia, diventano sempre più laiche. Come mai? Io questo lo metto in relazione all'ambito del livello culturale. Man mano che noi andiamo avanti, proviamo della conoscenza, abbiamo la capacità di dare delle risposte a domande che da prima venivano soddisfatte tramite la religione. Perché nasciamo, perché viviamo, perché vogliamo, con il nostro senso.
Volevo una sua considerazione a proposito su questo andamento verso la laicità del mondo. Grazie. Allora, la prima domanda sui Vangeli. Io non so se ho capito bene, Gesù è un personaggio storico, c'è una documentazione, e credo che anche i Vangeli in realtà sono interpretati come racconti. Oltretutto, di nuovo, non sono, sono narrazioni plurali a partire da punti di vista differenti che mettono in scena sguardi differenti sull'unico Gesù. E già questo è interessante, di nuovo, che il progetto narrativo di Marco, l'inventore del genere letterario Vangelo, ha una preoccupazione narrativa, ha tutti gli elementi dell'indagine narratologica che noi usiamo per un capolavoro della letteratura, ma anche per una letteratura scadente, entrano in scena quando ci interroghiamo sul lettore implicito che Marco mette in scena, o anche su il tipo di personaggio Gesù che mette in scena. Voglio dire, il Gesù di Marco è un Gesù molto più ruvido, più scostante, più essenziale rispetto al Gesù di Giovanni, che se gli fai una domanda ti tiene ore a conversare, no? Nicodemo se ne sia andato, lui dentro il soffio del cuore, tu ne vuole, non sai dove viene, logorroico. Quattro sguardi sullo stesso Gesù, proprio a dire che la verità, anche nei Vangeli, non solo passa attraverso una narrazione, ma una narrazione plurale che ti fa, che... E questa è la tecnica biblica per affrontare il tema del non farti un idolo. L'idolo non è la statua, l'idolo è l'immagine sbagliata di Dio che spesso coincide con la tua immagine. L'idolo è, perché quando tu ti fai un'immagine di Dio sbagliata, ti fai un'immagine anche di umanità sbagliata. Ecco perché continuamente il tentativo di purificare l'immagine che ti fai di Dio con dei divieti, degli interdetti, che sono non vederne il volto, non nominare il nome. Ma allora è un Dio di cui non si può parlare. È una fede apofatica, non ha possibilità di dire niente. Invece no, il gioco è questo. Io ti moltiplico le immagini di Dio. Perché nel mettere in tensione tanti sguardi su Dio, tu non fissi il tuo sguardo e non te ne fai un'immagine granitica. Ed ecco, allora, così mi spiego, è una mia interpretazione, quel plurale divino nella creazione. Per questo gioco, perché io imparerò a conoscere questo personaggio che entra in scena, sì che Dio si presenta come creatore del mondo nella creazione, e sì che Dio è narrato come il creatore del mondo. Quello che provava a dire è che non abbiamo una descrizione del personaggio, da dove viene. Cioè, voglio dire che noi abbiamo una narrazione dove il personaggio di Dio lo vediamo agire e non sappiamo niente di lui, intuiamo da come si muove, che è il capo. Ma non c'è una descrizione che ci racconti qualcosa di lui, come vestiva, come mangiava. Il narratore, dal punto di vista narrativo, ci fa vedere Dio in azione, poi capiamo che è Dio. Allora ecco, questo Elohim plurale preserva questa memoria. Attenzione alle immagini di Dio troppo fisse, definite. La Bibbia non è un libro, un catechismo. La Bibbia offre delle narrazioni dove le immagini di Dio si moltiplicano e tutte le volte che tu ti fai un'immagine fissa di Dio, attenzione, o immagini sbagliate di Dio, possiamo dire, attenzione, perché il problema non è di Dio che si difende da solo, ma il problema è di quale umanità tu ti fai immagine. Voglio dire, se tu ti fai l'immagine di un Dio che è giudice severo, abbiamo fatto bene a liberarci da un Dio troppo ingombrante. Che bella questa grande liberazione, questa grande avventura di poter abitare la terra senza appoggiarmi sempre sulle stampelle del sacro, dove da una parte c'è il supporto, ma dall'altra parte
c'è una presenza ingombrante, invasiva che controlla la mia vita. Allora, tutte le volte che tu ti fai un'immagine di Dio sbagliata, il Dio giudice, il Dio granitica, tu ti fai un'immagine di umanità, perché rispetto a un Dio giudice tu ti senti inadeguato. Ma guai a lasciare anche un'immagine positiva da sola. Si parla molto in questo periodo della misericordia di Dio. Bene, ma anche male, perché una misericordia senza giustizia fa paura alla vittima. Fa paura, fa paura. Tutte le volte che di un Dio ti fa l'immagine troppo rigida, ti fa un idolo che ha delle conseguenze sulla definizione antropologica. Per cui l'idolatria è un peccato antropologico. Questo è il problema. Non è un peccato teologico. Ed è questa la tensione biblica nel continuamente rimettere in discussione e nel dirti con tanti linguaggi, dal linguaggio negativo, non vederne il volto, non nominare il nome, alla moltiplicazione delle immagini, vieni avvisato sul fatto che uno sguardo fisso, anche positivo, su un Dio d'amore, viene spesso detto che Gesù parla soltanto del Dio d'amore. Non è così, perché anche un Dio d'amore fa paura. Anche un Dio d'amore fa paura, se è solo un Dio d'amore. E provavo a dire proprio questo, che in realtà Dio si presenta come creatore del mondo, ma non viene, il narratore non lo presenta descrivendolo, ce lo fa agire. Era soltanto questo che provavo a dire, dal punto di vista letterario stavo facendo un commento. Qualcuno mi ha posto una riflessione sull'andamento della società verso la laicità e qui entra un'immagine evolutiva della storia che io ho un certo sospetto su queste immagini, che è una visione illuministica della storia, no? Che noi prima eravamo analfabeti dal punto di vista scientifico, man mano che acquisiamo conoscenza noi ci emancipiamo dal divino diviniamo illuminati. Non so, c'è una visione molto positivistica della storia. Mi interrogo se in realtà la storia si muova così o non si muove in maniera molto più calzica, meno evoluzionista, in maniera lineare, intendo dire. Io non ho la sensazione che noi ci stiamo muovendo verso una società sempre più laica. E gli episodi di tensione religiosa che viviamo la dicono lunga. La rivincita del sacro utilizzato in maniera idolatrica per portare avanti una politica del terrore la dice lunga. Dio rientra in maniera perversa e in maniera invasiva nella nostra vita, che noi sempre più dobbiamo tendere a organizzare la nostra realtà di convivenza civile, soprattutto sul piano laico, questa è un'altra cosa, che poi ci riusciamo e che questo, o meglio, che questo sia una tendenza naturale non mi convince. Questo in ogni epoca abbiamo faticato e fatichiamo ancora, io penso, ad abitare la vita civile senza ricorrere continuamente alle stampelle del divino per giustificare i nostri valori non negoziabili. Ritorna questo tema. E qui è proprio di nuovo il tema, ma da un altro punto di vista, se noi poniamo al testo biblico domande scientifiche che sono inopportune per il testo biblico, noi carichiamo una società di convivenza civile plurale di preoccupazioni che appartengono alla dimensione religiosa che non necessariamente è condivisa da tutti. Per cui questa continua interferenza è difficile da mantenersi e non dà vita a un sano meticciato,
la vita degli ibridi che non ci permettono spesso nella convivenza civile di avere spazi tutelati di ricerca religiosa, non si può aprire la moschea perché, o scientifica, non si può fare la ricerca sugli staminali perché, insomma, un grande pasticcio. Prego, accogliamo altre domande. Buonasera, volevo chiedere, è uscita l'enciclica del Papa, l'ha dato sì, in questa enciclica, prima mi sta pensando, è coniugata la spiritualità della creazione con un'assunzione anche, mi sembra quasi in toto, della scienza, dell'evoluzione sui temi ambientali, ecco, io l'ho iniziata a leggere e mi sembra questo. Volevo capire un suo commento su questo, cioè come quindi fede e scienza vede il rapporto di queste di fede e scienza nella roba così. Grazie. Niente, io volevo tornare al tema proprio di questi 5 incontri, che è la scienza. Perché lei ci ha raccontato una cosa che mi è piaciuta moltissimo, che è un bel libro. La Divina Commedia è un bel libro. Parla anche di cose simili. Quindi io vi chiedo, qual è il valore della Bibbia rispetto alla Divina Commedia? Lo vogliamo confrontare come valore letterario oppure valore di verità, come ci è stato venduto, scusi il termine, molto diretto, nei secoli? Cioè questo libro non è un libro che ti viene venduto come un racconto, ma ti viene messo sul tavolo di tanti secoli come il contenuto della verità. E allora, se la scienza è il tentativo di arrivare alla verità, dicendo è una verità in evoluzione e devo sempre di più studiare, questo non è la Bibbia, da sempre è la verità. Così come per altre religioni c'è il libro delle verità, il Corano è la verità, eccetera, eccetera. Allora, quindi, se io devo tornare a vedere la creazione raccontata da un libro che mi è stato venduto come la verità, mi aspetto la verità. E non un racconto come se fosse una poesia che ognuno legge come vuole. Perché non è pericoloso. Allora, io intanto ho molto apprezzato il discorso della nostra signora, perché è molto poetico e molto poco scientifico, chiaramente poco scientifico, però molto poetico e appassionato. E volevo tornare un attimo al primo dei suoi racconti, quello primo, insomma. Ecco, questo popolo che nella cattività babilonese si inventa questa storia. E poi mi è sembrato che a un certo punto, non sapendo più dove andare, spirassero fuori questo atto da tu, questo asso da tu, che dire. Ecco, mi sembra un po' appiccicaticcio, va bene? E direi che tutto mi si spiega meglio se io considero che l'uomo ha creato Dio a sua immagine e somiglianza, e non viceversa. Senza risalire ai greci che dicevano se i cavalli dipingessero Dio, lo però insomma qualcosa di profondamente vero c'è. Secondo l'osservazione, lei ha dribblato, se mi permetto il termine calcistico, molto abilmente, strettamente tra un Dio che c'è, che assume molte vesti, che assume molte immagini, un Dio che è misericordioso e quindi pericoloso, clemente e quindi pericoloso, cioè tutti questi dei che sono un pochino come le tre cioccole delle tre tavolette. Io a un certo punto mi punto contro un Dio e lei mi dice no, però guarda che c'è anche quell'altro che non c'entra niente, che conferma, direi, la mia tesi, che sia molto più facile spiegare la realtà dicendo che l'uomo ha creato Dio a sua immagine e somiglianza che non viceversa. E poi naturalmente molte molte altre cose da dire, ma thank you.
base anche l'immagine di noi uomini, genere umano, che da bambini abbiamo un atteggiamento verso la realtà, la fede, Dio, molto didattico, molto didascalico, e poi crescendo ci troviamo sgomenti di aver creduto di una favola e molto spesso non riusciamo più neanche a interrogarci su noi stessi. Mi piaceva nel ritrovare nella bibliografia che è riportata in questa piccola brochure che lei ha preparato il testo di Antonino Zichini, che per me, non ne conosco molto a fondo altri, è un elemento illuminante dal punto di vista del rapporto tra la scienza e la fede. Zichichi credo che abbia speso molto della sua bibliografia per enfatizzare il ruolo di Galileo Galilei, uno scienziato che è stato l'inventore della scienza, in verità, cioè una scienza che è data al 1600, quindi non abbiamo una storia di applicazione di metodo scientifico alla ricerca sulla vita e sull'universo antica. E nell'interpretazione, nella lettura molto chiara che fa Antonino Zichichi, che credo rappresenti con questo anche la trasmissione della sua, del suo credere come scienziato, e che la dice lunga sul fatto della coesistenza tra una credere in Dio e credere nella scienza, essendo uno scienziato, laddove nell'immaginario collettivo la scienza, come è stato anche un po' rilevato, sembra andare controcorrente rispetto ad un credo. E dice la scienza è la via attraverso la quale si scopre la logica di chi ha fatto il mondo, la logica del creato, e osserva che più la fisica procede nell'analisi dell'esistenza del creato dell'universo, e tanto meno casualità, tanto meno disordine trova, ma trova invece ordine, un ordine che sta a monte, che la scienza ha il ruolo di scoprire. Quindi l'entusiasmo di Zichichi è talmente avido di ciò che sta dietro da costituire quasi un atto di fede, non una fede una fede bambina, ma una fede di chi va a ricercare il fondo di una realtà che ispeziona. E l'ultima, su questo volevo un po' il suo pensiero, e l'ultima cosa che riferisco brevemente: poco tempo fa ho sentito una conferenza di Faggin, che è un noto scienziato italiano che tutti conosciamo come inventore dei microprocessori che stanno al cuore di tutti i computer che noi usiamo. Adesso ha 75 anni, credo, forse qualcuno in più, qualcuno in meno, e al termine della sua, diciamo, carriera di scienziato sta investendo milioni di dollari guadagnati personalmente in un processo scientifico per studiare la consapevolezza. L'elemento che lui ha come scienziato scoperto come mancante in tutto il genere umano, cioè in tutto il genere vivente, quindi di animali, tutto, è la consapevolezza, che è una qualità unicamente dell'uomo. Questa consapevolezza noi non si accada mai a definirla come l'anima piuttosto che la fede di Dio, ma certamente apre uno spazio molto suggestivo. E mi chiedo se lei magari avesse avuto qualche riflessione, qualche esperienza su questo argomento. Grazie. Allora, sul dato sì, io non credo che bisogna tirare fuori il rapporto tra fede e scienza per parlare della nostra responsabilità nei confronti del creato. Avere la consapevolezza che affrontiamo una crisi ecologica di cui siamo responsabili, una crisi economica che ha portato al collasso un sistema economico che ancora continuiamo che abbiamo idolatrato e che ha fatto tantissimi danni. Cioè, voglio dire, mi sfugge un po' questa connessione tra fede e scienza in questi termini, nel senso che o meglio, se si entra nel gioco dello sguardo sapienziale, di chi osserva la vita, la scienza del saper vivere, allora sì, entra in gioco questo. Rispetto a questa domanda sulla verità, molto intrigante, noi professionisti del sacro abbiamo fatto un cattivissimo servizio nel narrare le scritture.
abbiamo abusato, stuprato la scrittura, utilizzandola come un testo dimostrativo delle nostre convinzioni. È proprio il tempo di prendersi la responsabilità, di mettersi davanti a questo testo nella libertà, con i propri limiti, ma io credo che i nostri limiti siano il rischio ulteriore rispetto al fatto di non aprirlo perché altri ce l'hanno raccontato male. La scrittura si pone come capolavoro letterario e anche come testo della fede per chi crede. Il nostro problema è che sottovalutiamo, proprio perché siamo così feriti da questo mondo del sacro che ha utilizzato la scrittura, la Bibbia, come una parola contro, una parola del limite, una parola che normativa, un catechismo, noi abbiamo liquidato questo capolavoro della letteratura che è la base della nostra cultura. La mia preoccupazione è anche quella di dire: attenzione, così come noi studiamo i miti greci, la letteratura greca, la cultura greca, abbiamo bisogno di quest'altro pilastro della nostra cultura per capire il mondo, perché è un capolavoro della letteratura che ha attraversato secoli e noi l'abbiamo chiuso perché abbiamo paura che ci proponga una verità dogmatica, normativa, che non è la Bibbia, perché la Bibbia è già un libro plurale, composto da tanti libri, e non è un'antologia, è già un libro che si presenta come parola di Dio, ma che parla il linguaggio umano, radicata nella cultura per chi crede. Ma soprattutto si presenta come un testo che è un processo di discussione. Voglio dire, entra in scena questo sguardo mitico, questo sguardo positivo sulla realtà che viene raccontata agli inizi come buona e bella. E subito dopo si chiede conto del fatto che si sperimenta il male. E ne nasce una discussione sul male, dove nessun spazio di indagine è dimenticato. Da dove viene il male? Il male è legato al mio agire, ma cosa ne è di quel male di cui io sono vittima e irresponsabile? E ne nasce una discussione interessantissima nella Bibbia, dove non c'è mai però una definizione finale. E questo processo di affrontare le grandi questioni senza semplificare, senza banalizzarle, cogliendone la complessità sulle grandi parole della vita, mi sembra il grande contributo che la scrittura fa a un linguaggio che noi tendiamo sempre più di omologare, definendo le cose. La scrittura non te lo permette, questo sfugge. Già pensate il fatto che la verità biblica si presenta come un racconto. Il racconto è di per sé un genere che sfugge a una definizione della verità. Però in realtà è vero questo, che noi abbiamo sperimentato la scrittura come un manuale dove è racchiusa la verità. E no, questo è stato l'uso negativo che ne abbiamo fatto. E di fatto io sono sicura che tutti coloro che hanno usato così la scrittura in realtà non l'hanno frequentata molto, non l'hanno frequentata molto. Questo è la mia percezione. E dal punto di vista della fede, io dico questo: se questo testo è ispirato, lo è sicuramente come capolavoro letterario. Non è un testo improvvisato, noi lo immaginiamo come un testo molto arraffato, e in realtà ha una sua strategia narrativa, un suo piano, un suo progetto, è un corpo unico pur plurale. E adesso gli studi lavorano moltissimo sul
sul mostrarle il progetto letterario. E la Bibbia va letta tutta, e questa è la fatica. È un libro complesso, ce lo possiamo dire, ma la vita è complessa, noi siamo creature complesse. È una vita, e ci parla di una verità che però non è mai una definizione, è una verità esistenziale, ma non è una verità normativa, dogmatica, come noi abbiamo ricevuto il concetto di verità. Nella Bibbia non troverai mai scritto Dio, Padre, Onnipotente, Creatore del cielo e della terra. Questo è quello che noi abbiamo tirato fuori, frullando alcune tensioni, che invece non sono mai state consegnate. Abbiamo fatto della Bibbia un idolo e della verità un idolo, quando l'abbiamo definita, con un linguaggio religioso. Non è così. E non a caso, una delle più belle definizioni della verità, per chi crede, è nelle parole di Gesù: io sono la via, la verità, la vita, dove sembra un'affermazione molto forte, in realtà ecco che la verità diventa una relazione, un processo. Che cos'è la verità? Su questo tema dell'ordine, del disordine, Zichichi, io non so proprio cosa dire, insomma, penso che voi siate più competenti di me. Io sono sempre spaventata da quei teologi, e lo posso fare anche dei nomi, insomma, Molari, che stimo molto, Vito Mancuso, che in questo dialogo con fede e scienza, non dico che ripropongono uno schema del disegno intelligente o di un'evoluzione che va verso il bene, non voglio paralizzarmi adesso, ma ho una certa fatica a stare in questi tentativi di armonizzare linguaggi che non si appartengono. Ci sono delle inconciliabilità e delle tensioni che vanno mantenute, perché tutte le volte che li si concilia nascono le domande contro. Voglio dire, in un'immagine dove la realtà tende al bene, per cui nel mio processo evolutivo il male verrà risolto attraverso un processo di miglioramento verso il bene, interviene un Giobbe che dice sì, ma se io nasco e il mio frammento di vita me lo gioco lì dove il male ha la sua forza, voglio dire, una persona che nasce con un handicap, una persona che sperimenta sulla propria pelle una malattia genetica e si trova incastrata in questa macchina evolutiva nel momento sbagliato, deve far sentire la sua voce. E allora la verità può pure ricercare dall'alto un ordine, ma c'è poi una verità dal basso, esistenziale, piccola, che ha la sua dignità e la sua importanza, e io non so come tenere insieme, per cui preferisco non tenere insieme queste cose, creare una situazione di dialettica dove mi sembra che in tutti i tentativi di parlare di un processo dove il mondo si ordina, io non mi ricordo mai, io non dimentico mai di coloro che vivono nel frammento di disordine. E poi su questo tema della consapevolezza non sono informata, di nuovo non so che dirle. Quello che posso dirlo è che in realtà l'indagine scientifica e l'indagine religiosa, diciamo così, hanno come indagine la creatura umana. Noi stessi siamo indagati, per cui nasce anche questo rapporto un po' strano, dove noi non possiamo analizzare oggettivamente, per quanto vogliamo, la creatura umana, perché ci siamo dentro, per cui ci contaminiamo. E allora non mi stupisce, per esempio, che le neuroscienze si interessino di empatia, che sembra una cosa molto appartenente
alla sfera filosofica o teologica o consapevolezza. Cioè, voglio dire, tutte le volte che noi investighiamo con linguaggi diversi sulla creatura umana, forse dovremmo sempre ricordarci che noi siamo gli indagati e siamo coloro che fanno le indagini, cioè che siamo coinvolti nel processo, per cui non abbiamo la possibilità di uscire fuori. Dobbiamo riconoscere che siamo totalmente contaminati in questo processo. Di questo noi facciamo un'enorme fatica, Ma se è vero questo, è altresì vero che, insomma, non ci stiamo interrogando sulla creatura umana da punti di vista differenti. Ci stiamo ponendo sulla creatura umana le grandi domande di senso che determinano il nostro stare al mondo, e abbiamo necessità di farlo con tanti linguaggi, consapevoli che stiamo indagando sull'oggetto più complesso, più articolato, che è la creatura umana. Di questo io ne ho una grande consapevolezza, che la materia dell'indagine è enorme, ma da questo a dire che solo l'essere umano è consapevole, per cui la consapevolezza è quella che stabilisce l'essere umano, fatico un po', però non ho competenza a riguardo, perché chi lo sa, insomma, se qualche altra creatura ha poi consapevolezza e noi non ne sappiamo nulla. Ultime tre domande. Buonasera, io questa sera ho sentito raccontare una storia, personalmente penso sia una bella storia che ci ha raccontata, ma mi viene spontaneo chiedermi perché lei si trova qui questa sera, cioè, o meglio, come una persona si sia interessata, abbia magari studiato ed è venuta a raccontare una storia di questo tipo, di questo taglio o con questo taglio. Io volevo dire che mentre ha parlato tutta questa serata, io mi chiedevo, ma la Bibbia si può accostare con i criteri con cui scientifici, gli studi, lettori, con cui che vengono usati per qualsiasi altro libro? Io dico di no, non basta. Se uno accetta che è parola di Dio, è parola di Dio. Quando dunque siamo davanti a Dio, siamo davanti al Verbo, alla parola di Dio, quindi il Verbo di Dio è un mistero, e il mistero può essere accostato soprattutto con un accostamento di natura mistica. Dico un esempio: se Giovanni dice Dio è amore, io non posso ragionare su questo, altrimenti dico è amore, però anche giusto, facendo questo, dicendo questo, cado nella teologia, che è una scienza umana, non è mistica. Allora dico, va bene, è buono, però fino a un certo punto. Se invece io dico è su un altro piano, quindi da accogliere come mistica, io oltre che studiare, leggere, eccetera, provo a accogliere questo amore e in modo che illumini e trasformi e influisca sulla mia vita. E se vedo che la mia vita cambia, perché io, se sono immagine di Dio, sono amore, perché Dio è amore, allora se io resto nell'amore, se io amo, anche quando per esempio mi alza a me o un nemico, se io resto amore, ecco, vivo. Se non amo perché è nemico, esco da me, danneggio me stesso. Ora, questo, secondo me, non è un ragionamento, è qualcosa che si può cogliere accostando la Bibbia anche come forma mistica,
cioè fuori delle categorie, cioè non fuori, diciamo, non solo con le categorie intellettuali. Ecco, questo. Mi pongo una domanda, allora alla fine c'è Dio e l'uomo, è questo che mi chiedevo io, se Dio è stato creato sull'esistenza, cioè, dell'uomo, cioè in se stesso, di questo che per quello che abbia capito. Lei, dottoressa, ha detto tante cose, ma non ha affatto accennato a Romani primo 20, dove parla dell'uomo, delle meraviglie del Signore che viene rivelato dalle meraviglie del creato. E quando sento che c'è opposizione tra religione e scienza, mi viene soltanto da sorridere, perché è una folla in poche parole. Nella prima lezione qui ci venne a parlare di Newton. Newton a suo tempo fu uno dei più famosi teologi inglesi del suo tempo. Quando si parlava poi l'altra volta, uno dei più famosi paleontologi umani fu l'abate Breuil, un francese. E quando vedo poi nei libri l'elenco dei gesuiti che sono brillati nelle scienze, rimango stupito e mi chiedo come mai si può dire che tra religione e scienza ci sia opposizione, ma infatti i duri fatti dicono tutto il contrario. E se uno non ha fiducia in questo, l'ho affermato domani, vada non nella vostra biblioteca, che non avete la Treccani, ma a Cernusco, dove c'è la Treccani, a leggere la voce di Newton. Bisogna credere ai propri occhi, non alle proprie orecchie, come dice Tommy Lucina. Allora, io perché vi ho raccontato questa storia? Perché mi sono interessata allo studio delle scritture? Perché mi sono affascinata? Mi sembra di aver capito che era una domanda di tipo esistenziale quella che mi veniva posta. Ho capito bene? Io vengo da un contesto molto religioso protestante, e quando ho scoperto la fede non è stata un'esperienza liberante per me. La fede mi ha fatto male, mi è stata consegnata come una fede che mi ha piegato, mi ha costretto ad accettare cose inaccettabili. Quello che è successo a molte donne che hanno sperimentato la fede come legame che piega, come controllo sociale sul corpo. Fortunatamente il rapporto con le scritture, la narrazione biblica ha una sua forza narrativa che ti libera se tu la frequenti. Io di questo sono convinta. Non abbiamo bisogno di esperti che ce la raccontino. Se è un capolavoro e noi siamo aperti, il capolavoro si legittimerà da sé ad aprire gli orizzonti. E a me anche ha detto questo. Ho iniziato a leggere la Bibbia e scoprire che non era come me l'avevano raccontata, che in realtà mi si aprivano spazi di libertà inattesi, inediti, e ho detto: mai più una ragazzina ascolterà la fede raccontata come io l'ho subita. E allora è nata questa passione nel dire: adesso provo a raccontarla come l'ho sperimentata, questa forza liberante dell'esperienza biblica. E voglio dire che non esiste solo il problema fede, non fede, fede e scienza, ma bisognerebbe parlare quale fede, perché ci sono fedi che piegano e fedi che liberano. Di un Dio tappabuchi, un Dio che entra nella mia realtà, e tutto quello che io non mi riesco a spiegare lo attribuisco a Dio, è un Dio che invece è in grado di ritrarsi
e di lasciare che laddove la mia intelligenza, il mio agire mi permette di investigare, non reclama uno spazio inopportuno che non deve avere. Allora io sono convinta che siccome nella Bibbia viene messa in scena questa esperienza di un Dio liberante, dove non c'è un divieto all'indagine anche scientifica, e che si sottopone egli stesso senza preoccupazione, proprio perché si consegna come personaggio letterario all'interno di una narrazione letteraria, io sono convinta che valgano tutti i criteri con cui noi investighiamo un'opera letteraria, e che la Bibbia non deve avere paura di essere investigata con i criteri che utilizziamo, perché i nostri, gli strumenti che abbiamo acquisito per investigare un testo letterario, perché no? La parola di Dio si presenta come una parola scritta, come una narrazione, e come faccio a capirla? Se no, investigandola con gli strumenti che mi servono per identificare il genere letterario di un testo, quando è stato composto un testo, lì un narrante, come mette in scena i propri personaggi. E guardate che si aprono spazi davvero importanti, perché è facile dire nella Bibbia c'è il male, ci sono storie di violenze, ma andiamoci a raccontare come vengono messe in scena le scene di violenza. Il narratore che cosa ti dice di quella violenza e cosa non ti dice? E allora vedete che cercando anche l'intelligenza nella narrazione del drammaturgo che la stai mettendo in scena, voi vi rendete conto che anche laddove vengono messe in scena queste storie terribili, c'è un'intelligenza narrativa che ti viene consegnata, un percorso che ti sta facendo fare il narratore. Il nostro problema è che noi andiamo sempre alla sintesi di quello di cui parla un libro. Non facciamo la fatica di stare in questo racconto. E allora mi piacerebbe, insomma, che questi criteri letterari con cui noi ripercorriamo un testo per studiarlo fossero anche capaci di restituire la bellezza di questo testo narrativo. Io non ho parlato di opposizione fra fede e scienza, non ho parlato di opposizione. Ho soltanto detto che ho paura di un concordismo gratuito nei confronti della fede e della scienza. Questo mi spaventa. Che io utilizzo la scrittura per cercare di motivare acquisizioni scientifiche che sono state apprese attraverso un'investigazione laica della realtà, o viceversa, che io utilizzi acquisizioni scientifiche per chiederne conferma a testi che hanno tutta un'altra preoccupazione narrativa. Questo è quello che cercavo di dire. Se ho dato l'impressione che ponessi un'opposizione tra fede e scienza, non era questo l'intento, mi dispiace, ho sbagliato il linguaggio. E la signora poneva una domanda che aveva già posto anche il signore qui accanto, il rapporto tra la creatura umana e Dio. Detta con i maestri del sospetto, e abbiamo bisogno di maestri del sospetto, abbiamo bisogno, non dobbiamo dimenticarli. L'uomo ha creato Dio a immagine e somiglianza, e non viceversa. Accade continuamente che noi creiamo Dio a immagine e somiglianza. Accade continuamente. E la fede non ha altri strumenti per raccontarsi se non testimoniando di un rapporto di fiducia che incontri con un Dio di cui sei chiamata a renderne ragione. Certo, sei chiamata a rendere ragione, ma che non è investigabile dal punto di vista scientifico. Sfugge. Ma guardate che questo non accade solo nel rapporto con Dio, accade con l'innamoramento. Pensate all'innamoramento. Sfugge l'innamoramento a qualsiasi
tentativo scientifico di spiegarne il cambiamento ormonale e quant'altro. Non entro nel merito perché sono proprio incompetente a riguardo. Voglio dire che alcune delle grandi questioni che muovono la nostra vita, sperare nonostante il futuro sembri chiuso, come lo spiegate? Mettere al mondo un figlio in una realtà in cui tutto sembra andare a precipitare, come lo spiegate? E allora io non so rendere ragione di questa fede, di questa, che vedete, fede è sinonimo di fiducia nella Bibbia, eh? Non è tanto sinonimo di un catechismo, un atteggiamento di fiducia nel mio stare al mondo, per dirla con un linguaggio largo. Io penso che la mia realtà non sia chiusa, nonostante ci siano tutti questi elementi per farmi sentire. Io penso che questa realtà non sia sterile, nonostante ci siano grossi problemi di fecondità. E la fede è il tentativo di generare il futuro, per dirla con un linguaggio largo. E io questo approccio positivo che genera futuro l'ho incontrato nella scrittura. Non posso che testimoniarlo, non posso che raccontarlo, ma non posso dimostrarlo. Sicuramente correrò mille volte l'idolo di farmi di Dio l'immagine di me stessa, ma forse proprio una narrazione così complessa, così graffiante, così che non è mai tranquilla, non è mai descrittiva, che mi permette a volte di purificare tutti questi idoli che mi faccio di Dio nella mia realtà. Grazie, ringraziamo il Pianaggio per l'ora, l'intelligenza, ma anche la passione che ha testimoniato e raccontato questa sera. La ringraziamo per essere stata qui tra noi. Noi ci diamo appuntamento venerdì prossimo, ormai è una bella abitudine, quella del venerdì sera, con Elena Cattaneo. Ma per chi si sta un po' affezionando a questo posto e alle proposte della biblioteca, se vedete anche in fondo all'uscita, mercoledì sera ci sarà un'iniziativa che non c'entra con la scienza, ma una gara di poesia che faremo qui in auditorium e poi in Slam, che avrà la presenza anche di Lorenzo Monguzzi, che penso che conosciate un po' tutti. Quindi chi vuole può venire anche mercoledì. Noi ci diamo appuntamento invece venerdì sera con Elena Cattaneo e siamo in dirittura della Vivo. Vi ringraziamo della vostra partecipazione e vi salutiamo. Grazie.